Insomma, come ti stavo raccontando, mi sembra un po' che la gente da fuori veda così, no? Quelli del web, come dei pazzi da rinchiudere. No, invece secondo me chi esce dal web ha un grande potenziale, cioè ha tante cose da dire, ha tante cose da raccontare. Dici? Fidati. Ma comunque vabbè, ci ho tenuto qua veramente tantissimo tempo con questi racconti. Ma ti piacerebbe mai essere intervistato a Casa Pagani? Ma io solo quello stavo aspettando. Bene, perfetto, allora ci vediamo. Dai, va bene, allora vengo. Grazie mille. Figurati. Ciao. Ciao. E pago io qua allora alla fine, no? Ma che bella questa nuova Casa Pagani. Eh sì, qualcosina è proprio cambiato. Ma raga, ma che emozione potervi finalmente dire bentornati a Casa Pagani. Sono super emozionata. Io stavo giusto aspettando poi un super ospite che sono sicura, insomma, avete già sentito. Ma eccolo, ma che piacere! Permesso? Permesso, avanti, ah. Avanti. Prego, accomodati pure. Ti piace? Che eleganza! Grazie. Come stai? Bene, bene. Finalmente ti intervisto. Vedi? Dopo che sono stato, insomma, mio psicologo. Tuo psicologo, il tuo amico, il tuo compagno, il tuo confidente, è la volta di fare il contrario. Esatto, è veramente un onore. Tu sei un personaggio poliedrico, doppiatore super famoso e si vede anche appassionato di bodybuilding. Sì, mi piace, insomma, mantenermi in forma. Parlaci di queste tue due passioni. La passione del bodybuilding per me è nata della palestra, comunque dell'attività fisica, perché vedevo mio padre che si allenava molto. Ma poi io sono dell'86, no? Nel 1986 guardavo Kenshiro, guardavo tutti i personaggi che all'epoca erano tutti molto fisicati e muscolosi. Quindi per me, nella mia logica, l'uomo adulto aveva quell'aspetto. Okay. Quindi ho detto, beh, allora anch'io da grande dovrò essere così. Perché poi vedevo mio padre, che anche comunque, tuo papà, bel fisico, insomma, tuttora 65 anni, è una roccia. E quindi per me ho detto, beh, è logico che io dovrò allenarmi da grande. Quindi inizio subito? Inizio. No, non ho iniziato subito, ho iniziato un po' dopo. Da ragazzino ho iniziato con le arti marziali, ma poi mi sono dovuto fermare per un problema alla schiena. Perché io tra gli 11 e i 13 anni sono cresciuto di 35 centimetri. Beato te, io sto ancora aspettando, però mai ciao. Parallelamente, sempre da bambino, è nata la mia passione per il doppiaggio. Perché mentre guardavo un cartone animato, Il Mistero della Pietra Azzurra, che non so cosa che non sia. Non conosce, è un cartone molto bello. Mentre guardavo Il Mistero della Pietra Azzurra, riconosco che il protagonista ha la stessa voce del presentatore di Ciao Ciao Mattina, un programma per bambini. Che nemmeno c'era. Questo conosco. Vedi, mi fai sentire molto vecchio. Vecchio, dai, Anziano. Sì, vai. Navigato. Dai. E quindi ho collegato che quel cartone animato aveva la voce di una persona. Allora ho detto, vuol dire che i cartoni hanno la voce delle persone. Quindi, insomma, raccontaci un po' quali sono stati i tuoi lavori più grandi da doppiatore. E voglio sapere, che questa sarà la domanda che ti faranno tutti, qual è il personaggio che ti è piaciuto doppiare di più in assoluto? Beh, certo. Forse la cosa più importante che ho doppiato e a cui sono molto affezionato è stato Shazam al cinema, perché era il mio primo protagonista al cinema e poi era un supereroe. Quindi per me, che sono appassionato del mondo nerd, dei fumetti e di quant'altro, doppiare un supereroe e allo stesso tempo era il mio primo protagonista al cinema, esatto, è stata una grande emozione. Ma a proposito di cinema, ti piacerebbe intraprendere invece una carriera d'attore? Sì. Sì. Tanto, beh, comunque. Beh, comunque già l'infarinatura, la preparazione ce l'hai. I miei studi sono quelli. Considera che il doppiaggio è una specializzazione dell'attore. Certo. Cioè, sei attore e ti specializzi nel doppiaggio, o ti specializzi nel teatro, o nel cinema, che poi sono tre modi completamente diversi di recitare. Esatto. Però sì, mi piacerebbe tanto. Tant'è vero che io ho fatto un film, grazie a un crowdfunding qualche anno fa, insieme al mio socio Paolo Sellammare, che potete trovare su Amazon Prime. Video. Bene, proprio andremo The a vedere. The Crystal Gear, il film di Cotto e Frullato, il vecchio format che facevo su YouTube. Com'è stata questa esperienza? Eravamo noi, cioè eravamo tra di noi realmente a realizzare questo film. Che tutto vostro. Tutto nostro. Quindi anche l'orgoglio anche. Quando io non ero sul set, in alcune scene facevo il fonico. Quindi è stato realmente come un figlio per noi questo film. Siamo molto affezionati. Certo. Visto che sai, no, dopo questo periodo un po' difficile, molti di noi si sono riscoperti cuochi. Di tutto. Di tutto e di più.
tu hai scoperto qualcosa, cosa ti ha lasciato la quarantena, giusto per insomma collegarci? La quarantena mi ha permesso di finire molti giochi che avevo indietro sulla PlayStation. Io ho imparato a cucinare, raga, ecco. Cioè io partivo da, ti dico che io bruciavo le piadine, per farti capire. Ma l'hai passato da sola, con la famiglia? No, con la mia compagna, convivo. Convivi da quanti anni? Da tre anni. Ah, questa non va bene, non so per rispondere a queste domande. Noi donne ci teniamo alle date. È che sembra un'eternità. Eh sì, vi siete conosciuti a che età? Mi sono salvato, ma sono... Hai qualche progetto in cantiere, film piuttosto che serie? Qualche film cinema è arrivato, ma è andato poi in digitale. Infatti ero super fomentato perché ho fatto due film cinema molto belli. Uno è L'Uomo Invisibile e uno è Scooby-Doo. No, quindi, Scooby-Doo. Adoro. Ho fatto Scooby-Doo, però è andato in digitale. Io me lo vedo al cinema. Vabbè, purtroppo. Però sì, nel senso, fortunatamente ho tante mondi in cui mi muovo io, quindi... col mondo del web, col mondo... Ma tu hai una bella voce, non hai mai pensato di fare canto? Sto studiando. Vedi? Sto studiando canto. In realtà avevo iniziato poco prima della pandemia. E mi si sono interrotte le lezioni. Ti piace, quindi? È una cosa che ti piacerebbe intraprendere? Mi piace sempre canticchiato. Beh, sei anche portato, no? Avendo un timbro di voce comunque particolare, molto bello. Sì, poi però c'è tutto il discorso di studio, sì, anche esatto. Lì. Sai, è quello che dico sempre anch'io alle persone. Serve il talento per fare delle cose, sì. Cioè non è che serve, aiuta. Aiuta, beh. Una persona senza talento e una col talento, a parità di studio di una determinata materia, qualunque essa sia, quella col talento sarà vantaggiata. Eccelle, ma è una cosa di nascita. Sì. Io non potrò mai fare il centometrista di nuoto, certo. Perché non so nuotare proprio. Cioè, io il talento dell'acqua non ce l'ho. La vasca già mi dà fastidio, e docce. Addirittura. Sai che tutti gli ospiti porteranno un oggetto, certo. Per beneficenza, visto che stiamo appoggiando questa insomma associazione LILT che aiuta nella lotta contro il tumore al seno, che purtroppo sai che... Assolutamente. Cosa hai portato? Io ho portato un dono. Ho portato, eccolo qua, il film, il DVD del mio film. Adoro. Grazie mille, The Crystal sarà Beer. Super apprezzato, veramente grazie, poi lo lasciamo. Quindi io adesso ti invito a fare un giochino. Ok. Sei pronto? Sì. Pro e contro. Io ti elencherò una serie di concetti, tu mi dovrai dire se sei pro o contro e ti do anche la possibilità di spiegarmi. Meno perché. Male, perché sennò sembra una roba così a Ok, fine. Pronto? Certo. Instagram. Pro. Perché? Perché ci lavoro. Relazione a distanza. Però l'ho avuta per un periodo, la prima parte, il primo annetto della mia relazione era a distanza, perché io vivevo a Milano e lei a Roma. Ecco, quindi avanti e indietro, per quindi forza. Avanti e indietro, poi mi sono trasferito a Roma. Ti sei trasferito tu a Roma da lei, poi pena di morte. Contro. Contro, ok. Contro per il semplice fatto che per dare un contentino Dio. A chi alza i forconi come nel Medioevo, lo Stato si abbassa a commettere lo stesso crimine che magari ha commesso l'incriminato e oltretutto non dai modo all'incriminato di redimersi, dice. Ma non tanto il redimersi, perché io credo che ci siano crimini da cui non ci puoi, si può redimere, anche io quello però penso. Di fare in modo che possa tornare utile alla società in qualche modo, anche la semplice cosa dei lavori forzati, sì. Per dire come si faceva un tempo, ma cercare di reintegrarlo nella società anche in modo ristretto, che non possa far male a qualcuno, ma che comunque contribuisca al funzionamento del meccanismo che è tutta la società in sé. Perché se lo uccidi non risolvi assolutamente niente. Chirurgia plastica. Però, perché uno magari non si piace, non si sente piace, è giusto. Giusto. Pillola del giorno dopo? Pro. L'hai detto con un'aria. No, pro. Successo anche a me, cioè non a me, direttamente alla... Dove me? All'epoca, dove... insomma, con una mia... No, ero ragazzino con la mia fidanzatina dell'epoca. È capitato. È capitato e si ricorre. E si ricorre, certo. Donazione di organi. Pro. Bene, adesso, prima perché di passare magari al quiz, a volte la donazione di organi, sì? Dico, a volte ci sono chiese che non hanno la musica. E allora, tu che fai? Gli doni un organo. Dopo questa, veramente... Io ti chiedo, prima di farti il quizzone, mai, visto che mi hanno detto che tu sei bravo a imitare De Sica, me lo imiti. Mi ha imitato Paperino, mi imiti De Sica. Paperino, tra l'altro, ti ho fatto vedere come lo facevo all'inizio, che facevo... Invece poi come lo fai? Oh mio Dio, ragazzi. Io c'è una scena che adoro,
Perché c'è una scena che adoro particolarmente. Tu non so se hai visto un film della Disney, dico, parecchi anni fa, dove ci sono Topolino, Paperino e Pippo che devono salvare Minnie nel castello. Sì. Topolino fa il piano. No? Devono fare il piano. Raga, comunque quando parla ti sembra che stai raccontando una fiaba, no? C'era una volta. No, vai, al momento Pippo. Vai. Cioè, il primo è Pippo, che tra i tre che fa, Topolino, ma dove dobbiamo andare? Ah, dobbiamo salvare la principessa, dice Topolino. Fa, tu Pippo verrai con me e tu Paperino ti occuperai del drago. Ti stai sforzando però. Non è facile, anche perché non lo faccio con Pazzesco. Le corde vocali. Pazzesco. Lo faccio con la saliva. Ah sì? Faccio girare la saliva nella guancia. Ok, ma... No, non sputo però. Ma invece De Sica? Ma Cristian De Sica è una cosa che io adoro perché lo vedo da sempre, da quando sono piccolo. E sono molto contento, peraltro, che è una bellissima ragazza. Anche se il mio preferito è Celentano. Vai. Ma perché mio padre mi ha cresciuto a pane e Celentano. Io so tutte le canzoni di Celentano. Ho per osmosi. No, fallo. Non ho la faccia. La faccia l'ho perché io ho la barba. Però la voce di Adriano è una cosa che mi piace tanto. Così. Hai capito? E cos'è che ridi? Devo guardare. No, va bene. Faccio una pausa. Sì, facciamo una pausa. Hai visto il mio cartone, Adrian? Ah! L'uomo volpe. Non ho niente da sostare. Vabbè, sei pronto per il quizzone? Vai, quizzone! Qual è il paese più a nord dell'America del Sud? Colombia o Messico? Messico. Colombia. Allora perché scappano in Messico? Fallo! Da chi fu incoronato Napoleone come imperatore francese? Da se stesso, dal re di Francia. Da se stesso? Bravo. Sa, tirava un botto Napoleone. L'università più prestigiosa a Parigi? Sorbona, Cardin. Cardin? Sorbona. Ma Sorbona sembra una provincia di Piacenza. Dove si trova l'edificio più alto europeo? A Mosca o a Londra? A Londra. Mosca. Ma come? Che cosa c'è? Dov'è imbottigliato il cognac? La bottiglia. A Cognac o a Parigi? A Cognac. Da quale... non te che fai così che le hai sbagliate tutte prima. Ne ho sbagliate due. Da quale pianta si ottiene il rum? La canna da zucchero o la pera? La pera. Canna da zucchero. Lo so, la sapevo, ma dovevo giustificare certo. Il rum e pera. Vabbè. In quale città modo? Per entrare nel battistero potete passare attraverso la porta del paradiso? Venezia o Firenze? Perché ridi? La domanda non so più di... Vai. Firenze. Beh, li so tutte, io, micidiale. In quale delle seguenti forme d'arte viene utilizzata la tecnica detta a cera persa? Scultura, pittura? Pittura. Scultura. Che tutte le so. Che io, non è che non siamo il programma di Bonolis. La capitale USA con più tempi buddisti? Honolulu, New York. Honolulu. Quante nazioni fanno parte dell'ONU? 193, 100. 193. Bravo. Poco 100. Va bene. A questo giro ti è andata bene, bene. Per me è stato veramente un piacere. Io. Grazie mille. Grazie a te. In bocca al lupo per tutto, veramente super in gamba. Alla prossima, io ti saluto. Ciao. Abbiamo anche le mele, magari lo chiamo. Vai. Ciao Merluzzo, grazie mille. C'è ancora una cosa super importante. C'è una persona super importante che devo intervistare. Quindi aspettate, aspettate che arrivo, aspettate. Raga, ma che freddo fa, io sto scappando a casa perché c'è una sorpresa. Sono arrivata a casa, sto cercando una cosina. Dove l'ho messa? Dove? Ho trovato. L'ho trovato. Ed ora... Ciao Mara, che piacere averti a casa Pagani, come stai? Bene, grazie, mi fa molto piacere anche a me essere qui. Oh, davvero, per me è un onore perché io ti seguo da sempre, poi sei una delle donne veramente più forti della TV italiana, proprio per questa tua personalità sei un esempio per tutte, veramente.
però l'onore è una cosa molto importante. Facciamo sì. Che fa piacere. Molto, molto piacere. Allora, io so che tu comunque il tutto, la tua carriera è partita grazie ad un annuncio sul Corriere della Sera, giusto? Stiamo parlando di un po' di anni fa. E molto ti va di raccontarci, sì, un po' di anni fa, ti va di raccontarci un po' come sono stati poi i tuoi step di questa carriera, no? Che conosciamo poi tutti. Iniziato con lavorando a una società di spedizioni internazionali che era la Saima nel 1900, mamma mia, tanti anni fa, 59. Quindi voglio dire, capito, sono 60 anni che lavoro, meno male. Ovviamente tutti sappiamo che hai fatto un sacco di carriera anche a livello televisivo. Cosa ti dà la TV? E tra tutte le cose che tu hai fatto, cos'è quella che ti è rimasta più nel cuore? Beh, non c'è dubbio che X Factor è stata una trasmissione con la quale ho iniziato, che mi è rimasta nel cuore perché l'ho fatta diversi anni e devo dire assomigliava molto alla mia vita discografica, per cui mi faceva rimanere con un piede da una parte, un piede televisivo e un piede discografico. Poi noi possiamo anche definirti come una cacciatrice di talenti, no? E cos'è per te il talento? Ma il talento è una dote naturale che poi lavorandola bene, con attenzione, seguendo, capendo il periodo storico che vivi, la situazione tua, la tua interiorità, lo sviluppi tanto da fare, da coinvolgere altre persone. E tu cosa cerchi in un cantante emergente, no? E come la vedi la sfera degli emergenti al giorno d'oggi? Guarda, io trovo che negli emergenti ci siano molte cose interessanti, ma non è che cerco io, è il talento che si presenta, sta a me recepire o stava, perché adesso ultimamente devo dire che il discografico non lo faccio quasi più perché sono cambiati i tempi, si lavora in maniera differente, per cui devo dire mi sentivo un po' avulsa dalla realtà. Ecco, poi io ho esordito dicendo che appunto per me è un onore perché tu sei, sei una fonte di ispirazione, no? Ma a proposito di questo, visto che tu sei una donna in un ambiente comunque esposto e tutto, per te è difficile o c'è qualche difficoltà per le donne emergere ad avere carriera? Ma devo dire sì, ci sono tanti motivi per cui le donne fanno più fatica, la famiglia, il fatto di dover essere impegnati, perché per far carriera il tuo impegno è quasi totale, per cui non c'è dubbio che sono, e poi perché gli ambienti sono ancora fortemente maschilisti, ci sono ancora molti pregiudizi da combattere, non c'è dubbio. Durante tutta la tua carriera tu hai anche scritto due libri. Sì. Quello è stato divertimento personale, tanto perché ho più riso sulle affermazioni che non so. No, ho scritto. E devo dirti che io ho solo raccontato delle cose, forse non tutte, perché magari sai, la memoria comincia a fare un po' cilecca. Comunque è stato divertente. È stato molto divertente. Quindi tra tutte le tue insomma conquiste raggiunte a livello professionale, qual è quella che ricordi con più emozione e il punto di svolta anche della tua carriera? Mi sono rimaste impresse tante persone, alcune ce l'hanno fatta, alcune non ce l'hanno fatta, me li ricordo tutti con affetto e con un buon ricordo. Dalla Gianna Nannini a Ferro ci sono state tante persone, Mango con cui ho lavorato eccetera, e devo dire io ho un buon ricordo anche delle nostre litigate, perché le discussioni avevano sempre poi una motivazione per esistere, però ho un buon ricordo di tutti. Bene, bene, questa è la cosa importante. È arrivato il momento dei pro e contro. Ah, perfetto. Allora, il trash italiano. Devo dire, sul mio tavolino c'è una fila di 6 regine Elisabetta vestite in modo differente, che mi sembra proprio che sia trash, però certe cose trash non mi dispiacciono, altre mi danno un po' fastidio, per cui scelgo anche tra il trash. Poi, aborto. Beh, io credo che tutti abbiano bisogno di decidere della propria vita e dei propri fatti, per cui direi che a livello civile sono d'accordo. TikTok. Ah, devo dire che mi fa molta curiosità, anche perché è un nome gradevolissimo. Io, come tu ben sai, sono una pippa a livello social, perché devo dire fanno parte sicuramente di un'età differente dalla mia. Io pure TikTok non sono in grado. Allora, se non sei in grado tu, figurati io, devo dire. Quindi pro contro, alla fine. No, non sono né pro né contro, devo dire, diciamo che sono pro conto, perché non conosco il meccanismo, sono ignorante. Invece Instagram? Ma Instagram lo vedo, mi diverte vedere anche cosa succede ai miei colleghi, cioè sono curiosa.
Ecco. Mi piace, mi diverte. YouTuber che scrivono libri. E beh, vabbè, ho avuto diritto io, avranno diritto anche a loro di scrivere libri, per cui sono pro. Ok. Chirurgia plastica? No, devo dire che non c'è niente da fare, anche perché senti, io ho un'età che se anche mi tolgo 10 anni sono già vecchia, per cui preferisco rimanere vecchia senza sofferenza. È da prendere con molto pro o con molto contro, perché non è facile, la gioventù non te la regala più nessuno. Pena di morte? Questo è un problema che va ben oltre al fatto civile. No, sono contro. Credo nel recupero. Sesso occasionale. Prego? Sesso occasionale. Sai, scusa, ma non me lo ricordo più, le occasionali. Mi hai fatto una domanda imbarazzantissima. Ma... sai, beh, io sono nata in un'epoca che bisognava il sesso occasionale era contro. Adesso vedo che si usa molto di più e bisogna stare un po' più attenti. La quarantena. Sarei contro, ma bisogna farla per forza, per cui sono pro. Tra l'altro noi dovevamo vederci proprio nei mesi dove questa è stata... Ma ancora adesso va avanti la quarantena. Io volevo andare in montagna a Natale e invece sto a casa. Ma dico che noi dovevamo vederci, che poi però hai contratto purtroppo il Covid. Sì, sono stata anche un bel 15 giorni in ospedale. Poi ti va di parlarci della tua esperienza, magari può essere d'aiuto. È stata un'esperienza spiacevole, perché non pensavo di avere, non avevo disturbi così potenti da avere errore. Comunque è stata un'esperienza che ti fa capire quanto stai bene, come ti devi accontentare, perché poi c'erano tanti che non stavano bene, eravamo veramente in tanti, l'ospedale era sovraccarico, insomma è stata un'esperienza faticosa. Male, però che adesso stai bene, sei più forte di prima. Forte di prima comincio a dubitare, però va bene. Vabbè, dai, sicuramente stai bene, quindi a chiacchiere sto bene. Io sono proprio contenta che siamo riusciti a fare questa intervista, veramente ti devo ringraziare tantissimo. Ti è stato un piacere, mi piace molto. Grazie. E prima di salutarti, sai che con Casa Pagani noi stiamo sostenendo il progetto LILT. Tu sicuramente hai ispirato anche molte persone con il tuo esempio e voglio un po' di raccontarci la tua esperienza, perché prevenire è importante. Beh, prevenire è fondamentale, perché nei tempi in cui si prende il tumore è chiaro che se tu intervieni subito hai delle speranze molto più valide del resto. Io mi bisogna fare le visite una volta all'anno, se tu prenoti addirittura, mi sembra che in alcuni ospedali si prenota da un anno con l'altro, e fare dei controlli è fondamentale. E devo dirti che oggi è diventata anche più prematura, cioè bisogna farlo prima dei 40 anni. Una volta all'anno si fa una visita che dura un'ora, si bisogna trovare lo spazio, perché è assolutamente importante nella prevenzione, assolutamente, fondamentale. Per cui lo dico, il mio caso lo racconto proprio perché sperando che qualcuno che ascolti, se mi crede, se gli fa piacere sapere che è assolutamente importantissimo fare questa prevenzione. Una volta all'anno non cambia niente, si può fare. Assolutamente. Ecco, assolutamente. E come sai, poi chiediamo agli ospiti di lasciarci un oggetto appunto che vada in beneficenza a sostegno di questo progetto. Tu cosa hai deciso di lasciarci? Allora, vi lascio un chiodo d'oro, abbastanza trash ma molto divertente. Bene. Che ho messo e che vi dono volentieri. Perfetto, sono sicura che sarà super apprezzato. Io prima di salutarti volevo chiederti se ti va di raccontarci qualche aneddoto su Italia's Got Talent o X Factor. Beh, cioè qualche episodio dietro le quinte o comunque che ti è rimasto impresso. È successa davanti alle quinte, perché ecco, sono arrivati due concorrenti che avevano delle strane casse, ma io non avevo fatto tanto caso, perché ognuno arriva poi con delle cose che ha bisogno. Ma in queste casse c'erano due serpenti di stazza eccezionale. Io mi sono alzata dal mio tavolino, sono uscita perché io non potevo vedere, mi fa un'impressione. Madonna! Io ho detto, magari vengono anche a fare, perché il serpente è freddo, ma non è viscido. Perché ho detto, metti che vogliono
volevo dimostrare che ho pensato tutto in qualche secondo, che il serpente è solo freddo, non è viscido, e vengono queste, erano due boa enormi. Devo dire, ho fatto una fuga dietro e sono andata dall'altra parte e non sono più tornata finché non hanno finito con Matano. Ah, che la Mara, vieni, non vengono, Mara, vieni. Ma io ho detto no, ho continuato a insistere, no, e sono rimasta dove ero. E ma non ho guardato neanche la televisione, ho voltato le spalle ai monitor che c'erano, così non li ho visti. Tipo proprio i serpenti o così in generale? No, devo dire, mi fa impressione il serpente. Io sono aracnofobica invece, cioè fare la stessa cosa, aracnofobica, se vedo i ragni. Ecco, invece i ragni non mi fanno né caldo né freddo, ma i serpenti mi danno un senso di disagio. Sì, beh, sicuramente scapperei uguale come hai fatto tu, stessa cosa. Comunque, grazie mille, veramente. Purtroppo siamo arrivati alla fine dell'intervista e davvero grazie, complimenti, e ti ridico che davvero è stato un onore. Ma guarda, io ti ringrazio molto, l'onore, insomma, non valgo quella pena lì. No, fidati, dopo questa intervista, sì, a maggior ragione. Mi ha fatto molto piacere partecipare al tuo salotto, e mi ha fatto piacere, sei molto carina, siete tutte giovani, belle. Ho un po' di invidia sul giovane, devo dire, però cerco di superarla brillantemente, non mi ricordo l'età. Ciao. Guarda, bella. Li porti benissimo, veramente. Sì, meno grazie. Male, li porto. Ciao, grazie. Ciao. Bocca al lupo per tutto. Grazie anche a te, ciao, in bocca al lupo. Ciao. Raga, volevo fare un'intervista un po' diversa dal solito, respirare un po' d'aria fresca, ma adesso che siamo in studio c'è l'ultimo ospite da intervistare. Hai visto? Come entrata? Aspetta, sorpresa! Da ultimo, in realtà ero lì da dietro anche con gli altri ospiti, ero sempre là. Ah sì? Diego? È stato molto interessante, sì. Prego, come stai? Molto bene, te come stai? Bene, finalmente dopo il video che abbiamo fatto insieme, insomma. Allora, come va? Molto bene, molto bene. I progetti, cosa stai facendo? Bah, ultimamente, vabbè, il mio canale YouTube lo porto sempre avanti, come ho sempre fatto, e un po' di progetti esterni, insomma, fai anche te, cerco di spaziare, ho fatto un doppiaggio per un film Disney, adesso sta per uscire, nel momento in cui stiamo registrando questa intervista, il libro, il secondo capitolo della mia trilogia. Che il primo è andato molto bene, che hanno anche superato le 50.000 copie. Sì, più che altro l'hanno anche preso i ragazzi che hanno fatto Gomorra per farci la serie TV, quindi speriamo che vada, insomma... Crociamo le dita, però in bocca al lupo. Grazie. E volevo chiederti, no, io ti ho presentato come Farid J, ma questo non è il tuo vero nome. Ah, allora, questa cosa qua è un po' difficile ogni volta da spiegare, perché è un po' strano, no? Se tu senti un po' come suona Farid J, sembra una roba un po' araba. In realtà io quando ho iniziato a giocare, quando ero piccolo, c'era una persona con cui giocavo che si chiamava così, io le ho semplicemente fregato il nickname e me lo sono preso io. Ah, una sì? Sorta di ladro. Quindi di non ha un significato dietro? No, nel senso che se io avessi giocato ai tempi con te, a quest'ora mi sarei chiamato Ludovica. Ah, Pagani. Sì, quindi cioè, un po' strano, però ho capito il concetto. Ma come mai hai deciso appunto di lavorare su YouTube, di aprire questo canale? Cioè da cosa è nato tutto? E pensavi poi di aver così tanto successo? Quando ho iniziato, semplicemente, in realtà avevo 16 anni, quindi... Ero molto piccolo, andavo a scuola e quando non hai una mazza da fare, insomma, cerchi di far volare la fantasia. Ai tempi andavo a YouTube, ma non era lo stesso YouTube di oggi. YouTube era un po'... Insomma, anche solo caricare un video su YouTube faceva strano, perché dicevi, ma mi sembrava di mettere qualcosa in televisione. E niente, poi alla fine del 2000, all'inizio del 2013 ho aperto il mio canale, perché ho detto, mi piaceva, insomma, questa cosa dei videogiochi, ai tempi. Così. E oggi sono a casa Pagani, sì. E un tuo obiettivo che ti piacerebbe raggiungere, non solo nel cassetto che hai? Ma ti dico, io vivo molto, il mio manager mi odia quando dico questa cosa, però vivo molto alla giornata, perché sono una persona che, diciamo, non mi aspettavo di arrivare fin qua, quindi stavo scherzando prima. E quindi, siccome non mi sono mai prefissato degli obiettivi della serie, voglio fare questo e faccio questo, voglio molto vivere alla giornata, nel senso faccio quello che mi piace, si creano opportunità e le sfrutto perché... E quindi adesso
ad esempio, per farti un esempio, il libro, però io volevo fare un qualcosa di diverso che mi appagasse anche a livello proprio personale e creativo, quindi ho detto, voglio, a costo di metterci tipo anni, voglio scrivere un romanzo che mi piaccia. È molto, diciamo, distopico per ragazzi, a me piace molto, ripeto, io l'avrei preso un libro del genere perché ho scritto proprio quello che secondo me mancava sullo scaffale. Prima di passare alla parte un po' interattiva, volevo farti una domanda. Sì. Quanta differenza c'è tra Lorenzo Stuni e Favij? Diciamo che le due realtà si sono avvicinate. Il Lorenzo Stuni si è avvicinato di più a Favige e Favige si è avvicinato di più a Lorenzo Stuni. Quindi oggi siamo quasi la stessa persona. Nel senso che se io mi metto davanti alla videocamera, adesso sono quasi sempre io. Prima, se mi vedevi fuori dalla scena, era un'altra persona completamente. Perché tu eri più timido, no? Molto. Sono ancora timido, Però ti ha però aiutato questo lavoro, no? Magari questo anche. lavoro mi ha salvato la vita, nel senso che all'inizio non riuscivo a guardare una persona negli occhi, ero proprio timido di quelli over the top, però adesso, insomma. Passiamo alla parte interattiva. Vai! Allora, qui dentro ci sono i bigliettini con i nomi degli ospiti di questa stagione di Casa Famiglia, Ok. ok? Tu devi pescare e dirmi cosa pensi, non devi dire il nome, tanto non si Devo saprà mai. Peschi, pescare. Ok, quindi leggi, dimmi cosa pensi. Ma tu devi indovinare cosa dico? No, No, non si ok. saprà mai. Va bene. Ok. Vediamo. Vado col primo. Allora, ha una voce molto calda, calda come i suoi pettorali. Sembra il nome della mia suoneria. Oddio, i suoi video li guardavo quando ero piccolo e diceva un sacco se può bucare Trento. Però non è lui quello che mi immagino sia scritto qui, però ha lo stesso cognome. Oh! E lei è un po'. Tutti mi hanno sempre detto che sembra mia nonna. Cioè, che sarebbe. È l'incarnazione di mia nonna, dal mood. Allora, non seguo la musica italiana. Secondo me fare un video con lui è un po' sarebbe un po' complicato perché il cognome va contro l'algoritmo di YouTube, cioè nel senso poi ti censurano il video perché. Metto il bollino giallo perché se tu metti nel titolo un qualcosa di cruento, YouTube Non lo accetta. simpatico. Abbiamo mezzo litigato una volta, poi abbiamo fatto subito pace e mi ha fatto vedere gli spettri. Oddio, ok, io ho capito. Va bene, adesso invece passiamo al quiz. Qual è il paese più a nord dell'America del Sud? Colombia o Messico? Colombia. Bravo. Da chi fu incoronato Napoleone come imperatore francese? Da se stesso o dal re di Francia? Bravo. Da se stesso. Dove si trova il più alto edificio europeo? A Mosca o a Londra? Bellissima questa Londra. faccia. Mosca. Ma che cacchio. Dov'è imbottigliato il cognac? A Cognac o a Parigi? A Parigi. Cognac. Ma dai, era scontatissima. Dai, questa non vale. Da quale pianta si ottiene il rum? La canna da zucchero o la pera? Dalla pera. Canna da zucchero. Figurati. In quale città per entrare nel battistero potete passare attraverso la porta del paradiso? Venezia o Firenze? Oh, ma al 50% ne azzeccherò una, non è possibile. In quale delle seguenti forme d'arte viene utilizzata la tecnica detta a cera persa? Scultura o pittura? Scultura. Oh, La è capitale logico. USA con più templi buddisti, Honolulu o New York? Hai trovato queste domande? New York. Honolulu. Ma dai, non è possibile. Quante nazioni fanno parte dell'ONU? 193 o 100? 193. Bravo! Cioè, 100 era troppo scontato. Allora, prima di salutarti, ti volevo chiedere, in questa stagione di Casa Pagani noi stiamo sostenendo il progetto LILT che si batte nella lotta contro il tumore al seno e quindi abbiamo chiesto e stiamo chiedendo agli ospiti di portare un oggetto da dare in beneficenza. Tu cosa ci hai portato? Indovina. Ma non lo so, vai, Allora, vediamo. io ho portato il libro Sì? che
Te lo consegno in questo momento, però non c'è ancora la dedica, te la devo fare, ma adesso prometti? Poi... Sì, adesso finiamo dedica il camerino e metto la faccia. Bravissimo. E quindi questo è l'oggetto yes. che lasci in beneficenza, perfetto, yes. grazie mille. Grazie so che sarà super apprezzato. Speriamo. Io ti ringrazio, in grazie bocca al lupo per tutto, non posso abbracciarti, ma ti do il gomito. Lupo e ci vediamo presto allora. Speriamo sì. Ancora una volta. Ciao Lori. Ciao. Siamo arrivati alla fine della prima puntata di Casa Pagani. Che emozione, raga, veramente. Io sono sempre super interessata però a sapere la vostra opinione, quindi commentatemi qui sotto il vostro momento preferito di questo primo episodio. Poi ci tenevo a fare un ringraziamento particolare al nostro sponsor THD, mascherine chirurgiche super sicure, filtrazione al 99%, comunque trovate il link nella descrizione, quindi mi raccomando. In questo periodo sapete che è super importante. E niente, raga, io vi do appuntamento alla prossima puntata.